Ancora una volta gli occhi sono puntati su Telecom Italia. È di questi giorni ormai la guerra che si sta per aprire tra il fondo americano Elliott e probabilmente l'aiuto di Cassa Depositi e Prestiti con lo Stato italiano che ritorna, che è roba assurda, in Telecom. E naturalmente, dicevo, si sta facendo la guerra. Perché fanno la guerra? Perché secondo loro Vivendi non sta facendo l'interesse di Telecom. E in effetti, secondo me, hanno ragione. Poi magari sono cose, prese di posizione, lo fanno per interesse di sicuro, eccetera, eccetera. Il titolo comunque, da quando è entrata Vivendi, è passato da 1,30 euro, 1,40 euro massimo, quando Vivendi stava comprando a piene mani Telecom, a 65-70 centesimi, e adesso con la guerra che si sta cominciando a muovere è salita a 85-87 centesimi in questi giorni, parliamo dell'aprile 2018. Naturalmente sono d'accordo come piccolo azionista dicendo che, punto 1, le telecom non danno più un dividendo perché hanno un debito dell'accidenti che non riesce a essere smaltito. Punto 2, sono 20 anni da quando c'è stata la famosa OPA di Collanino & Company che sento dire che le Telecom Italia Risparmio dovrebbero sparire dal mercato ed essere, diciamo così, inglobate. Questo naturalmente in questo momento non può succedere perché Vivendi, se no, vedrebbe diluita la propria partecipazione. È assurdo perché poi 2 centesimi di dividendo sulle Telecom Risparmio sono una presa per il culo a tutti quei piccoli azionisti che a suo tempo investirono. Neanche a farlo apposta, oggi apro Facebook e vedo che Report, eccola qua, il servizio di Report, dice gli sfibrati della serie non si naviga alla velocità che dicono in pubblicità. E infatti, il povero signore intervistato, questo signore qui, guardate cosa dice. Che dice Telecom? Telecom è alla frutta, perché come sempre ti dà, se arriva al report vuol dire che non sono neanche in grado di fare un servizio come devono farlo. E poi ci si meraviglia se le cose non vanno bene. Cazzo, Elliott, meno male che c'è, dovrebbero farlo gli italiani questo discorso qua, i piccoli azionisti. Beppe Grillo l'abbiamo perso nella politica, era partito contro il tronchetto, come lo chiamava lui, dell'infelicità. Ed è ancora qui nel 2018 che non si sa cosa fa Telecom. Telecom è una presa per il culo per chi compra le azioni. Naturalmente lasciamo stare perché anche i clienti vengono trattati a pesci in faccia. Una società seria dovrebbe dire: io cerco di coccolare i miei clienti, cerco di tenerlo ancorato per 10, 20 anni, 50 anni. E nel caso in cui si sbaglia, magari fa un rimborso. Non che bisogna continuamente dire no, ma qua non funzionano le cose. Ecco. Quindi ben venga la conversione delle azioni, risparmio. Il dividendo lo lascerei stare perché finché si è in debito sarebbe assurdo sganciare un dividendo. Un reset degli amministratori, consiglieri andrebbe fatto e poi vabbè, sì, si può cominciare a vedere. Mio modesto parere di uomo di strada. Non sono un pezzo da 90 come quei signori qua, come il signor Cattaneo, che ricorderemo ha preso una buonuscita di 30 milioni di euro.